Forza, forza, forza! Non perdiamo tempo perché ci sono da fare molte cose. Oggi parleremo del moto rettilineo uniforme. Ciao, Lovini, benvenuti! Ok, benvenuti sul canale YouTube. La fisica che ci piace, dove imparare fisica e matematica è un gioco da ragazzi. Ma è partita la live, io penso. Sì, fantastica, è partita benissimo. Ok, stavo giusto rivedendo insomma, contemporaneamente anche dal telefono quello che sta succedendo. Vediamo un po' anche, diciamo, abbassiamo il volume, se non si capisce niente. Salve a tutti, benvenuti su una nuova live del canale YouTube. Parliamo di moto rettilineo uniforme oggi, quindi cinematica. Una lezione, ragazzi, non semplicissima, quindi insomma, non sarà proprio semplice, semplice. Dicono a Bologna, non sarà semplice. Ciao Elena, benvenuta. Io saluterei i lovini nuovi, cioè Gabri Rosso, che è nuovo. Ciao Matteo. Ciao Mihaela. Ciao Mihaela, come sta? Ciao Giada. Ciao Maria, che bello! Siamo tutti insieme. Live che non sarà lunga, ve lo prometto, perché alle 4:40 andrà in onda un'altra live, ovvero matematica. Parleremo di equazioni di secondo grado incomplete. Ciao, sono caro collega, sono un tuo fan. Oggi ho inviato la mia. Che bello, fantastico! Sono molto, molto contento. Ciao Richard di Redu. Grande, dal cognome intuisco probabilmente dalla Sardegna. Allora, ragazzi, oggi parleremo del moto rettilineo uniforme, però vi faccio vedere che cosa facciamo. Facciamo una camminata fantastica, meravigliosa attraverso il moto rettilineo uniforme, individuando quelle che sono le cose, o come lo diremmo alla pugliese, cose, che dovete sapere assolutamente per affrontare l'interrogazione sul moto rettilineo uniforme. E poi alla fine della live, bonus, vi lascio del materiale utile, per esempio, per i compiti in classe, per gli iscritti. Vedo che c'è tanta gente, evidentemente è un argomento che interessa molte persone. Nel frattempo, ogni tanto butto qualche, insomma, qualche fantastico commento. Ciao Dario. Scomposizione polinomi l'ho già fatta, cerca scomposizione polinomi, la fisica che ci piace, sul tubo è possibile acquistarla su Amazon apposta. Smettetela, che poi mi fate arrossire. Allora, attenzione, prima però di partire, ragazzi, vi faccio una domanda fantastica, meravigliosa, e rispondete a questa domanda molto rapidamente perché ho tante cose da dire e non vorrei perdere molto tempo. La domanda è così: togliamo dalla testa i misconcetti sul moto rettilineo uniforme, no? Una Ferrari sfreccia a 280 km/h. Siamo a Monza, Monza. Siamo all'autodromo di Monza. La domanda è: può andare di moto rettilineo uniforme una Ferrari che sfreccia a 280 km/h? Sì o no? E perché? Introzzi dice no. Chi altro? Come la monaca di Monza, brava Federica, ti ricordi? Come la monaca di Monza. Allora, dai, dai, rispondete a questa domanda, dai, vedete che ci sono i lovini fantastichini. Bravo Matteo, bravo Enrico, brava Ilaria, bravi, 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 brava Kaja, Kaja. Un po' difficile, dimmi se lo sto dicendo bene. Kaja, Kaja, io penso che sia proprio Kaja. La risposta è sì, assolutamente sì. Certo che può andare in moto rettilineo uniforme, perché? Se la velocità si mantiene costante e una traiettoria, e un pezzo dell'autodromo è completamente rettilineo, certo che può andare di moto rettilineo uniforme. Quindi la risposta è assolutamente sì. Rispondete a questa seconda domanda, ancora più difficile.
Allora, attenzione, divertiamoci, dai, che c'ho pochissimo tempo, sto facendo il deficiente e c'ho pochissimo tempo, però fate, io mi diverto, lo sapete bene che mi diverto. Domanda è, la luce ha una velocità di 300 km al secondo. Ragazzi, 300 km al secondo. Cioè, 300.000, scusatemi, 300.000 km al secondo. Vuol dire che la luce fa da Bari a Milano 150 volte avanti e dietro in un secondo. La domanda è, potrebbe andare la luce di moto rettilineo uniforme? Domanda, risposta, sì o no? Dai, rispondete, forza, questa è la luce che va 300.000 km al secondo. Come la Ferrari. Dai, dai, non pensate però che parte da. Chiaramente qualcuno sta dicendo, vabbè, ma se parte da zero arriva a. Sì, ma io ti sto facendo l'ipotesi che va già a quella velocità. E ci sono i fantastici Lovini che rispondono adesso. Enrico dice sì, Fletch dice sì, Emanuele dice sì, Emanuele dice sì, certamente, certamente, certamente. Anche la luce può andare di moto rettilineo. Allora, cosa è? Che cos'è sto benedetto moto rettilineo uniforme? Facciamo le cose che dobbiamo assolutamente imparare per l'orale e quindi torna a grande richiesta, la richiesta in tutte le salse, torna a grande richiesta, è lei o non è lei? Ma certo che è lei, la lavagnata! Torna la lavagnata. Allora, che cosa ho scritto sulla lavagnata? Sul moto rettilineo uniforme, noi oggi daremo la definizione di moto rettilineo uniforme. Queste cose le dovete assolutamente sapere per l'interrogazione, please. Vedremo gli strumenti di misura del moto rettilineo uniforme. Vedremo le grandezze fisiche che caratterizzano il moto rettilineo uniforme, che caratterizzano. Vedremo la formula, la legge oraria del moto rettilineo uniforme e infine vedremo i grafici spazio-tempo e velocità. Tempo, evviva la lavagnata che ora non c'è più. Pum! Cominciamo con la definizione. Attenzione, seguite con grande attenzione perché ogni tanto meno una domanda e quindi rispondete e siete bravi. Ciao Matteo. Allora, come definiamo il moto rettilineo uniforme? Anche MRU, come movimento di un oggetto rispetto ad un certo sistema di riferimento che segue una traiettoria rettilinea e va a velocità costante. Punto. Saluto la seconda I. Mua. Tanti baci, vi voglio bene. Sappiatelo, vi voglio molto bene. Questa è la definizione che devi assolutamente ricordarti del moto rettilineo uniforme. Molto, molto, molto importante. Cioè, è caratterizzato da un movimento di un oggetto rispetto ad un sistema di riferimento, la traiettoria è rettilinea, attenzione, la traiettoria è rettilinea e la velocità è costante. Questa è una cosa molto, molto, molto importante, cioè il concetto di velocità costante deve essere chiaro nella vostra testa. C'è Gioele che torna con grande, diciamo, energia nella lezione di oggi. È importante capire che non è facile da immaginare il moto rettilineo uniforme. Sembra strano, ma è uno dei moti più complicati, perché il moto rettilineo uniforme ti immagina una cosa così, che non rallenta, che non accelera, che ha la stessa velocità e che segue una traiettoria rettilinea. Che segue una traiettoria rettilinea. Occhio, la traiettoria. La professoressa ti chiede: ma che cos'è la traiettoria? È l'unione delle successive posizioni che l'oggetto occupa. Questa è la traiettoria. Ok? Quindi mi raccomando, importante. Adesso attenzione: SDM, strumenti di misura. Quali sono gli strumenti di misura che servono per poter indagare il moto rettilineo uniforme? Sono due, ragazzi. Il cronometro, che misurerà il tempo, e la riga metrica,
che misurerà le posizioni, che ci darà le successive posizioni che l'oggetto occupa. Ecco che ritorna la fantastica, meravigliosa Ferrari, che io vi ho messo qua, e che vi faccio vedere. Questa è una Ferrari disegnata da sottoscritto che va di motoret in uniforme. Cioè si muove su questa asse orientato. Io ho orientato un asse, l'ho orientato verso destra, ok? Ho dato un orientamento. Guardate, guardate, la Ferrari si trova nella posizione iniziale 0, la posizione iniziale è 0 metri, ma non è detto che si trovi sempre nella posizione iniziale 0 metri. Guardate, per esempio, adesso, un attimino che devo cambiare le forbici qua, che ne so, 1, 2, 3, 4, 5, ora la Ferrari si trova nella posizione iniziale 3 metri, sta partendo dalla posizione 3 metri, quindi attenzione, è importante questa cosa qua, cioè la posizione iniziale è una cosa importantissima. Adesso guardiamo un'altra cosa. GF. Che cosa è GF? Vi aiuto, via le telefonate. Non è Grande Fratello. Che cos'è GF? Questa è la terza cosa che devi sapere sul moto rettilineo uniforme. Le GF. Che cosa sono le GF? Nel frattempo saluto da Twitch, Nick Boom, saluto da Facebook, Carlo, saluto tutti quelli che si stanno connettendo, siete tantissimi. Che cos'è GF? Cosa sono le GF? Molto importante. Dai ragazzi, via il tempo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, il primo che ha risposto a Grande Fratello, ho detto non è Grande Fratello, ma GF sono, come dice Matteo, din din din, campanella suonata, sono le grandezze fisiche che caratterizzano il moto uniforme. Attenzione, perché qua c'è una cosa delicatissima da dire. Lo spazio e il tempo. Ma distinguiamo all'interno del grande calderone del moto elettrico uniforme lo spazio come posizione oppure come distanza percorsa e il tempo come istante o come intervallo di tempo. Allora, la posizione la indichiamo con S. Se c'è qualcuno di voi che già mi vuol dare definizioni di posizione, distanza percorsa, istante, intervallo di tempo, sono molto contento. Magari le leggo. Distanza percorsa la indicheremo con delta S. L'istante di tempo lo indichiamo con T e l'intervallo di tempo lo indichiamo con delta T. Sono cose diverse, ragazzi. Sono cose diverse fra loro. E ora lo vedremo. Vediamo un po' se c'è qualcuno già che ha commentato. Chiaramente qua mi dicono se accetto donazioni. Certo che accetto donazioni. Hai detto niente. Super chat fantastiche, meravigliose, che sostengono il mio canale. Donazioni, super chat sono tutte ben accette, ragazzi. Grazie, sostenete il mio progetto, non dimenticatevi mai che ho bisogno di voi, ho bisogno del vostro sostegno. Allora, vedete, qualcuno già sta dicendo possiamo indicare con X, possiamo indicare con T. Allora, vediamo un po', forza, posizione e distanza percorsa. Cominciamo intanto a distinguere da queste due cose. La posizione, ragazzi, è il punto in cui si trova l'oggetto, una certa coordinata. Se è un moto rettilineo uniforme, la coordinata sarà soltanto una, perché ci muoviamo su una linea, abbiamo bisogno di un sistema di riferimento unidimensionale. La posizione è il punto in cui si trova l'oggetto ad un certo istante. Allora io chiamo Gigino e dico: Gigino, ando stai? E lui dice: sono a 2 metri dalla stazione. Quella è la posizione di Gigino. Lo chiamo 10 secondi dopo: a Gigino, ando stai? E lui dice: sono ad 1 metro dalla stazione. Ammazza, quella è un'altra posizione. Quindi ogni posizione è relativa
ad un certo istante di tempo. Cioè queste cose le dovete collegare. Posizione e istante di tempo sono collegati fra loro. L'istante è il momento in cui l'oggetto occupa una certa posizione. Pac! La posizione è il punto in cui un oggetto si trova ad un determinato istante di tempo. Invece, che cos'è la distanza percorsa e l'intervallo di tempo? Attenti, attenti. Io mi vado a fare una corsa e percorro 6 chilometri in 2 minuti. Percorro 6 chilometri in 2 minuti. Ripeto, percorro 6 chilometri, distanza percorsa. Molti stanno dicendo delta S, S2 meno S1. Bravo, how to learn English with Nora. Very, very well. You did it. You did it. Perché la distanza percorsa è la posizione finale meno quella iniziale. Molto spesso la si può calcolare così ed è più semplice. In 2 minuti. Guarda, senti come suona. Non ho detto al secondo minuto. Ho detto in 2 minuti. In 2 minuti. È un intervallo di tempo. Sono 120 secondi. Quindi praticamente avrete capito, altra figata pazzesca, che la distanza percorsa e l'intervallo di tempo sono connessi fra di loro. Sono connessi fra di loro. È chiaro? Quindi distanza percorsa e intervallo di tempo. Ed è possibile calcolare qualcosa tramite questi due. Adesso lo vedremo. Facciamo un esempio. Ieri mattina alle 8:30 sono partito da casa, diretto verso scuola, che dista 16 chilometri. Mi sono accorto di aver dimenticato il cellulare e sono tornato indietro, arrivando a casa alle 9:10. Ragazzi, attenzione, battaglione. Rispondete a queste domande e fatelo molto referenzialmente. Qual è la posizione iniziale? Guardate, io sono qua, io sono questo. Sono l'omino che è a casa. L'omino che è a casa, sta dentro la casa. Non lo posso mettere dentro la casa, se no non riesco a tirarlo più fuori di casa. Qual è la posizione iniziale? Qual è la posizione finale? Qual è la distanza percorsa? Pensateci, leggete, riflettete. Stiamo cominciando ad entrare nel merito del moto, Stiamo entrando nel moto rettilineo e stiamo cercando di capire l'alfabeto. Perché se non capiamo l'alfabeto, ragazzi, i problemi non li risolverete. State molto attenti a questa cosa. Se non capite l'alfabeto che si usa, le lettere, le grandezze, le unità di misura, non farete mai problemi. Te prego. Allora, comincio a prendere un po' di roba. Luca Dalmaso dice posizione iniziale 0 metri. Molto bene, perfetto. Posizione iniziale 0 metri, giusto, esatto. Perché io sono... Allora, dimmi la posizione finale. Mi dice Introzzi, Gioele, posizione finale casa, cioè? Posizione finale, alla posizione iniziale 0 metri. Posizione finale? Dai ragazzi, che vi voglio bene. Posizione finale, te prego, SF uguale? Posizione finale, pensa dove sono alla fine di tutto sto casino. No, pensa, posizione finale. Mi sono dimenticato il telefonino e sono tornato a casa. Parto da casa e torno a casa. E dice Matteo Colta, din din din, posizione iniziale e finale, 0 metri. Bravo Matteo. Yeah! Ecco perché, se non capiamo la traccia, ci incasiniamo. Ma la distanza percorsa, magicamente, qualcuno lo dice, per esempio lo dice Marchitos, che è un mio abbonato, mi raccomando, abbonatevi al mio canale, ragazzi, ogni mese, quiz di fisica e di matematica, non ve lo dimenticate, questa cosa qua. Marchitos dice, la distanza percorsa è
32 chilometri, perché tu fai 16 all'andata e 16 al ritorno. Quindi vedete l'alfabeto, capire bene le grandezze. Attenzione, la formula del moto rettilineo uniforme. Pensate solamente e sempre ad una formula, una sola, ragazzi, la legge oraria. La legge oraria del moto. Ficcatevi nella testa S uguale S0 più V per T. Ma che vuol dire S? Che vuol dire S0? Che vuol dire V e che vuol dire T? Adesso hai l'alfabeto. Adesso hai l'alfabeto. Adesso hai a disposizione le cose che ti ho detto prima. Che cosa rappresenta S, S0, V e T? Via le telefonate. Dai, S, che cos'è? S0, che cos'è? Che cos'è? Dai, stiamo lavorando, stiamo sperimentando, siamo tutti nel fiume della vita a fare fisica tutti insieme. Che fortuna! Dai, ragazzi, P, che cos'è? Cosa rappresentano queste lettere nella formula? Allora, cioè, a fare queste cose fantastiche, meravigliose. Nora, learn English with Nora, I love you so much. Dove stai, Nora? T'ho persa. Allora, attenzione, attenzione, ditemelo, ditemelo. Intanto prendo Alessio Trinchero, Trinchero fantastico, dice S0 è la posizione quando scatta il cronometro. Alessio, ti mando un bacio, la porti un bacione a Firenze, che è la mia città, che sono sempre lì. La porti un bacione a Firenze. Na, 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 na. Chi è di Firenze qua? Allora, S0 è la posizione iniziale. Pos inizio. Cioè, è la posizione, lo ha detto Alessio, è la posizione quando faccio scattare il cronometro, all'istante 0 secondi. All'istante 0 secondi. E non è detto che sia 0. Te prego. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Qualcuno dice, allora, V, Luca Del Maso dice V è la velocità media. Posso dirti una cosa, Luca? Non c'è bisogno di parlare di velocità media nel moto rettilineo uniforme, perché la velocità è costante in questo moto. Cioè, la gran fortuna è che la velocità è costante, però diciamo che V è la velocità dell'oggetto. Velocità. Che abbiamo detto è costante. Ha sempre lo stesso valore. Mi dite per piacere che cos'è S e che cos'è T, ma devo beccare uno che me lo dice bene. Me lo dice giusto, me lo deve dire giusto. Eccomi qua, scusatemi, mi ero perso un attimo. Ditemi bene che cos'è S e che cos'è T, perché questa è una cosa importante proprio ai fini della comprensione di quello che succede. Aspetta che arrivo, eccolo qua. Allora, qualcuno dice T è lo spazio, S è lo spazio percorso, T è la durata del tempo. Attenzione, ragazzi, vedete il concetto di posizione? Il concetto di posizione. Tornate su quel concetto di posizione. S è una determinata posizione in un certo istante di tempo T. Allora, questi due sono collegati. Questo e questo sono collegati fra loro. S è una certa posizione e T è un certo istante di tempo. Cioè l'oggetto si trova in una certa posizione in un certo istante di tempo. Facciamo degli esempi che capiremo meglio. Allora, guardate,
L'automobile parte dalla posizione S0, 0 metri all'inizio, si trova a 0 metri, ci piace così. Dopo 2 secondi, al secondo numero 2, la Ferrari si trova qua. Quindi diremo che in questo esempio S0 è uguale a 0 metri, perché quando è partito il cronometro, la Ferrari si trovava nella posizione 0 metri. Al secondo 2, quindi t uguale 2 secondi, la Ferrari occupa la posizione 5 metri. All'istante di tempo 2 secondi, l'oggetto occupa la posizione 5 metri. Sentite che bel suono. Sentite come suona bene. Naturalmente, dice Alessio, t è l'istante di tempo in cui il corpo arriva, Alessio, diciamolo bene, ad una certa posizione, occupa una certa posizione, punto. Naturalmente, se le cose stanno così, la formula, miei cari Lord, si semplifica, come dice Martitos Bonitos. Perché Martitos dice, a sto punto io è inutile che utilizzo S uguale S0 più V per T, se S0 vale 0. Userò S uguale V per T e farò le formule inverse. Grande Martitos. Ecco perché dovete capire bene questo discorso di posizione e intervallo di tempo. Altra cosa, grafici tipici. Attenzione, guardateli bene, perché qua farò una domanda precisa. I grafici nel moto rettilineo uniforme sono due: spazio-tempo e velocità-tempo. Guardate, abbiamo un esempio di Luigi. Luigi si trova all'istante 0, quando scatta il cronometro. Luigi si trova nella posizione 2 metri. Attenzione, attenzione. Si trova nella posizione S0, 2 metri. Non si trova nell'origine. E Luigi va a 1 metro al secondo. Si trova nella posizione 2 metri e va a 1 metro al secondo. Allora, io come posso rappresentare sta roba qua sul grafico spazio-tempo? Questa è la domanda numero 1. E come la rappresento nel grafico velocità-tempo? Intanto, scusate, facciamo un ragionamento. Va ad 1 metro al secondo. Vuol dire che ogni secondo Luigi percorrerà 1 metro e all'inizio si trova nella posizione 2 metri. Allora, dedichiamoci al grafico spazio-tempo. Attenzione. 3. Posizione iniziale. Qui, Pallozza Rossa, si trova a 2 metri all'istante 0 secondi. All'istante 1 secondo si troverà nella posizione 3 metri. Ta 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 ta, ta 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 ta, pam! All'istante 2 secondi si troverà nella posizione 4 metri. Ta 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 ta, ta 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 ta, pam! All'istante 3 secondi si troverà nella posizione 5 metri. Ta 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 ta
Ecco il grafico spazio-tempo di Luigi. Vediamo che viene fuori. Viene fuori una retta con una certa inclinazione, viene fuori una retta con una certa inclinazione che non passa per l'origine. Fantastico. Dopodiché, ecco, adesso faccio una domanda, veloci, 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 perché devo chiudere, perché devo andare all'altra live. Attenzione, faccio una domanda. E il grafico velocità-tempo di Luigi, come sarà? Via le telefonate. Grafico velocità tempo. Dai ragazze, dai ragazzi, forza, vi voglio bene. La lavagnona, tornerà anche la lavagnona.
La lavagnona. Dai, come sarà il grafico velocità tempo? Fantastico. Io adoro. Caterina Maslakova, j'adore Dior. J'adore Dior. Anime, j'adore Dior. Luca, j'adore Dior. Perché se tu chiami Luigi, se tu chiami Luigi e dici a lui, lo chiami al secondo zero, a lui, a che velocità vai? Luigi ti dice a un metro al secondo. Pam. Lo chiami al secondo due, al secondo uno, a lui, a che velocità vai? A un metro al secondo. Lo chiami al secondo due, a lui, a che velocità vai? A un metro al secondo. Lo chiami al secondo tre, a lui, a che velocità vai? A un metro al secondo. Lo chiami al secondo quattro e dici, a lui, a che velocità vai? E quello risponde, oh, sei de coccio, a un metro al secondo. Oddio, adoro. Allora chiaramente viene fuori una retta parallela all'asse dei tempi. È sempre e attenzione, a parte Luigi, ciao Luigi, ciao Capoccio, a parte Luigi, è fantastico. Cioè voi avete sempre, 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 ragazzi, ficcatelo nella capoccia, nel moto rettilineo uniforme, sempre avrete un grafico della velocità così, orizzontale, per forza, perché la velocità è costante. E il grafico spazio-tempo sarà sempre così, con una retta con una certa pendenza, tranne un caso, quando la persona è ferma, allora avrete una retta orizzontale nel grafico spazio-tempo. Ma attenzione! Attenzione, battaglione. Bonus. Quelle erano le cose essenziali da sapere per l'interrogazione. Ma per i compiti in classe, come è fatto un compito in classe sul moto rettilineo uniforme? Ci sono i problemi da risolvere. Innanzitutto c'è la risoluzione dei problemi per un compito in classe. Allora, attenzione. Io ho fatto tempo fa un video completamente dedicato alla risoluzione di problemi che vi vado ad allegare qui appena la live sarà finita. Quindi ragazzi, fatemi respirare. Appena la live finisce, io finisco tutto quello che devo fare oggi, vi carico un video fighissimo, bellissimo su questa live che vi lascio qui. Facciamolo insieme? Lasciate le penne? 1, 2, 3, ting! E avrai 3 video risolti da me, tipici dei problemi che danno i professori sul moto rettilineo uniforme. Ma ancora più importante è il numero 2, è il bonus numero 2, l'interpretazione dei grafici. Perché ragazzi, là fate un gran caos ogni volta. Cioè, vi incasinate. Se uno vi dà i grafici, le cose, eccetera, eccetera, vi incasinate. Io ho dedicato 2 live ai grafici spazio-tempo, che intanto trovate scrivendo grafico, spazio-tempo, la fisica che ci piace, queste cose qua. Però, appena finisce questa live e io ho il tempo di farlo, facciamolo tutti insieme, io vi carico una live con problemi di interpretazione del grafico spazio-tempo. Facciamolo insieme. 1, 2, 3. Ting! Ok, vi voglio. Bene, molto bene. Vi mando un bacio, mancano 5 minuti, devo andare un attimo in bagno, mi faccio un altro caffè e ci vediamo sul canale YouTube La Matematica Che Ci Piace per la seconda live di oggi, perché oggi parleremo sulla matematica che ci piace di equazioni di secondo grado incomplete. Mi raccomando ragazzi, sostenete il mio canale, super chat, abbonatevi, fate quello che vi pare, perché i canali fighi vanno sostenuti e il mio è figo. No, vabbè, sto scherzando. No, sto scherzando. Vi mando un grande bacio.
ci vediamo live fra qualche minuto sull'altro canale, su tutti e due, anche su questo, ma soprattutto su quello della matematica che ci piace. Ciao belli, ciao, a fra poco.